Perché ci sono dei cambiamenti semantici. La cosa questa mi fa un po' ridere, devo essere sincero, perché come sapete il nuovo governo greco non vuole sentir parlare di Troica, direi anche giustamente visto quello che è stato combinato in Grecia stessa. Insomma, sappiamo che c'è un'emergenza umanitaria, i bambini che stanno male, insomma, no? Quindi persone che stanno male, non stanno male veramente. E allora che succede? Succede che la Troica diventa il Brussels Group. Fantastico, rimane lo stesso ma cambia nome sostanzialmente. No, in realtà ci si aggiungono altri due soggetti che appunto prima non c'erano e che sono i rappresentanti del Fondo Salva Stati e della Grecia stessa. Io la vedo come una novità importante invece, Stefano, sai, anche perché va nel senso dell'indirizzo appunto di una riforma della Troica che la renda più un organismo democratico a un certo punto, come ha annunciato Juncker. Quindi questo potrebbe essere un passaggio per poi veramente democratizzare la Troica, che è quello che penso un po' tutti ci auguriamo che un giorno accada. Adesso di fatto intanto entrano anche i rappresentanti appunto del governo greco dentro questo gruppo e quindi sarà assicurata una più forte collaborazione e cooperazione e penso che anche il governo greco possa stare più tranquillo, insomma. Ma insomma, questo bisognerà vedere perché insomma, se entri dentro a questo Brussels Group, ma poi Unione Europea, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale ti dicono o mangi sta minestra o salti dalla finestra o esci dall'euro sostanzialmente, non vedo quale sia la differenza, Ma non mi francamente. pare che dall'inizio dei negoziati con la Grecia. No, no, che allora uno che chiaramente non si può dire esci dall'euro perché non è Si stanno possibile facendo delle espellere. valutazioni anche rispetto alle ricette. Questo Brussels Group, quindi valutare con esattezza la situazione delle finanze greche, i buchi, le entrate e le uscite del bilancio, servirà proprio a capire che margine c'è per realizzare le riforme. Cioè, quali misure è possibile adottare, insomma, ci aiuterà a capire se c'è spazio per il sostegno alla popolazione, come vuole Tsipras, o se bisogna privilegiare, le operazioni che fanno cassa, come le privatizzazioni, perché c'è bisogno di, denaro immediato. La Grecia in questo momento ha parecchie scadenze veramente a ritmo serrato, quindi ci auguriamo che questi negoziati veramente, riescano ad essere efficaci e tempestivi. Eh sì, insomma, c'è sempre questo piccolo problema, no? Che sembrerebbe che siano più importanti le, diciamo così, le istituzioni finanziarie, le banche rispetto alle persone reali. Ecco, questa idea non riesco a togliermela dalla testa, Olimpia. Ma io non la vedrei in questo modo, perché ricordiamo che se le banche vengono salvate in alcuni casi è anche perché sono un meccanismo fondamentale di raccordo che serve poi anche all'economia reale per funzionare. Come faremmo senza gli enti di credito, senza le banche? Quindi è chiaro che bisogna anche e soprattutto poi aiutare le persone, la popolazione, quindi le emergenze umanitarie vanno sanate, vanno stanziati, insomma, evidentemente vanno fornite delle risorse anche per lenire queste emergenze umanitarie, però anche gli istituti bancari, insomma, meritano un'attenzione. Io non vedo questa antitesi, questa contrapposizione così netta tra o salvi le banche o salvi le persone. Bisogna cercare di salvare entrambe, sia il sistema Certo. bancario che le persone. Ah, certo. Ecco. Sì, poi bisognerà vedere gli investimenti come verranno effettuati e se entrerà in campo quella difficoltà che è determinata dal patto di stabilità, no? Poi quando ci sono i cofinanziamenti, quello è rimasto un problema, no? Sì, quello è rimasto un problema, ovviamente Padoan alla riunione dell'altro ieri dell'ECO, fino a margine, insomma, si augura ancora che possano essere scorporati i Se no noi abbiamo contributi. dato degli 8 mili abbiamo dato 8 miliardi che non possono essere utilizzati per l'Italia, ecco, questa è la cosa allucinante sarebbe, no? Sì, infatti questa sarà una cosa che andrà chiarita. Comunque adesso il regolamento è uscito dalla riunione dell'ECOFIN, dei ministri delle finanze degli stati membri, e adesso deve andare in Parlamento. Quindi anche in Parlamento se ne discuterà e si avrà la possibilità di apportare delle modifiche al funzionamento di questo fondo. A me comunque mi fa impressione il fatto che prima si mettono i soldi e poi speri che si possano utilizzare, cioè cambia il regolamento prima di finanziarlo, cioè dici
guardate, qua ci sono 8 miliardi, se cambiate questo aspetto del regolamento che non ci piace, noi li mettiamo, perché dopo è difficile. Ma no, perché a parer mio invece no, Stefano, perché è un segnale di fiducia da parte del governo italiano nell'operato dell'Unione Europea. E se poi non arriva questa modifica e noi abbiamo finanziato degli investimenti che non potranno avvenire in Italia? Intanto piano per gli investimenti strategici a livello europeo, quindi la logica dell'allocazione dei fondi sarà quella della meritocrazia, quindi comunque del male non avremo fatto. Poi è chiaro che con la nostra situazione, con l'attenzione che rimane, anche se la nostra legge di stabilità sempre durante la stessa riunione dell'Ecofin è stata insomma approvata in via definitiva, il nostro debito appunto rimane sotto osservazione ed è chiaro quindi che a noi verrebbe particolarmente scomodo qualora noi non potessimo scorporare anche questi 8 miliardi poi dal calcolo del deficit PIL, insomma. Insomma, sì, vabbè, comunque io chiaramente su questo la penso diversamente da te, ma è ovvio, insomma, no? Ormai... No, bisogna ognuno deve venirsi incontro un pezzetto, Stefano. Allora, l'Europa ha recepito questa esigenza e sta cercando di fare quel che può, perché avrebbero sicuramente Juncker avrebbe voluto mettere di più in questo fondo, ma mancavano le risorse proprie di bilancio comunitario che erano già state impegnate su altri programmi, altri finanziamenti evidentemente. Quindi l'Europa fa quello che può, i governi collaborano e poi bisognerà trovare una mediazione nella maniera appunto che l'operazione sia poi più produttiva per tutti.